Buona mattina, buon pomeriggio, buonasera, buonanotte, dipende da quanto trovate questo video, signorine, come al solito. E ben ritrovati ancora in questo nuovo tutorial su 7 Days to Die per chi comincia da poco questo gioco. E oggi, come avete visto dal titolo, si parlava di costruzioni. Quindi andiamo a vedere innanzitutto, vi darò alcuni consigli sulle costruzioni e su come portare su alcune skill che vi saranno molto 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 utili con l'andare del gioco. Allora, dovete sapere che nell'albero delle skill che vedremo qui ci sono alcune skill che possono essere skillate in alcune maniere. Ad esempio, toolsmithing. Toolsmithing si può fare creando stone hatchet o picconi o cose del genere. Quella che vi consiglio di portare, di innalzare prima di tutto, è Construction Tool. Construction Tool si può fare in vari modi, utilizzando una stone hatchet, quindi sia per picchiare la pietra che per picchiare degli alberi, oppure posizionare male dei blocchi e andare a rinforzarli. In questa maniera voi riuscirete a portare velocemente Construction Tool e a sbloccare alcune cose molto molto importanti per quanto riguarda 7 Days to Die. Una fra tutte, adesso andiamo a finire questa parte così, una fra tutte il cemento. Il cemento è una cosa veramente importantissima, nel senso che vi dà la possibilità di fare rinforzi veramente altissimi per quanto riguarda la vostra base. Andiamo subito a vedere innanzitutto questo, andremo a vedere i tipi di rinforzo che ci sono su 7 Day e andremo a vedere molte altre cose. Ora intanto partiamo subito a finire, anzi facciamo così, così se non ci freghiamo. Allora, ok, partiamo con, mettiamo qua la torcia. Andiamo a rinforzare, ora vedremo, andremo a rinforzare di legno queste parti. Vi avevo già mostrato che ci sono vari livelli di rinforzo, rinforzi che vengono utilizzati. Vedete, Construction Tool è ora il livello 18, ok? Quindi andiamo a finire. Quindi andando a rinforzare, voi andate a portare, a innalzare Construction Tool. Construction Tool, come vi ho detto, è importantissima perché vi darà di quelle potenzialità che voi nemmeno immaginate. Fra cui anche expare velocemente. Andiamo qua a rinforzare questo, perfetto. Andiamo a posizionare qui i wood frame. Posizionarli non vi dà nessun tipo di esperienza, però rinforzarli sì, quindi andate a rinforzarli. Logicamente in questo caso io vi sto mostrando, però vi suggerisco di togliere questo, rinforzare quello sotto e dopodiché aggiungere quell'altro. Cioè dovete riuscire a rinforzarli prima di metterli sopra. Andiamo a vedere un attimo intanto alcune cosette. Andiamo a rinforzare qua e vi mostrerò poi per quanto riguarda il concrete. Andiamo qui, prendiamo questo iron qua e andiamo a fare l'anvil, che vi sarà molto utile, sarà veramente utile. Allora mettiamo questo, ok. Quindi questo è il primo livello di legno. Continuando avete un secondo livello di legno, avete il primo livello di metallo, il secondo livello di metallo e il terzo livello di metallo. A questo punto vi servirà il concrete o il cementing. Però per fare il cementing come fa? Dovete sbloccarlo nelle skill. Il cementing, vediamo se lo trovo, è questo qua, concrete mix. Quindi concrete sta per cemento. Vedete che ci vuole Construction Tool livello 20, noi abbiamo il livello 19, ma abbiamo 35 punti da spendere perché siamo andati su di vari livelli e abbiamo avuto questi punti. Quindi in caso possiamo andare a comprare il punto che ci manca e vedete che ci sblocca il concrete mixing. Noi clicchiamo sul concrete mixing e facciamo buy e a questo punto ci sblocca come fare il cemento, ci sbloccherà il concrete mix, quindi come fare il cemento sciolto, e anche il cement mixer, che sarebbe la betoniera per capirci. Poi logicamente c'era anche steel smithing. Steel smithing ci permetterà di fare l'acciaio e sarà
una figata immonda. Ok, allora, è una figata veramente immonda, credetemi, perché veramente c'è una cosa. Per fare il cementing cosa serve? Allora, per fare il cementing, vediamo intanto qua, cerchiamo cementing, il cemento, noi per farlo ci serve stone, cioè ci serve il cemento vero e proprio. Ma il cemento deve essere, ma il cemento deve essere creato da qua. Quindi voi dovete prendere, togliamo ad esempio il clay e mettiamo dentro le small stone. E qua cominciano a fare della stone. Ok? Facendo della stone, ora 5, vedete, da qua noi possiamo creare il cemento. Vedete? Quindi facciamo il cemento, l'anvil mettiamocelo qua che ci sarà utilissimo. E qui possiamo sciogliere per fare del cemento. Una cosa, perché vi ho fatto fare l'anvil subito? Perché tramite l'anvil possiamo creare molte cose, fra cui un oggetto che potete trovare in giro, però non è detto che lo troviate, perché tante volte o si trova subito o a volte neanche si trova, che è il cooking pot. Il cooking pot è una pentola che serve per cucinare. Cucinare carne come abbiamo noi qui. Facciamo un... ora usciamo mentre la sta creando. Facciamo un campfire. Il campfire, eccolo qua, si fa con 8 stone. Creiamo il campfire. Una volta il campfire è fatto, andiamo a posizionarlo anche qui, per esempio. Entriamo, prendiamo la nostra pentola e la mettiamo qui. Qui. Qui possiamo mettere il cooking grill, che si può creare sempre dalla fornace. Questo è il baker, non si può creare dalla fornace, ma lo troverete o in cassette del pronto soccorso, oppure addosso alle infermiere zombie, o negli airdrop, che sono delle casse lanciate dagli aerei, e magari se avremo caso di vederne uno ve lo mostrerò. Questo cosa serve? Questo vi serve per fare la carne grigliata, questo per fare la carne in pentola, diciamo, o per cucinare roba in pentola, ok? Invece il baker serve per fare cose come il biofuel o come il tallo o gli antibiotici, quindi è una cosa abbastanza particolare. Fatto ciò, andiamo a cucinare, vediamo la carne. La carne abbiamo la charred meat e la grilled meat. Qual è la differenza? Che la charred meat è praticamente cucinata così com'è. Voi prendete e la cucinate. La grillet serve la cooking grill. Non ve la consiglio di farvela bollita, perché vi chiederà anche dell'acqua e secondo me non ne vale la pena. Quindi cosa facciamo? Andiamo a selezionare la charred meat, selezioniamo quante ne vogliamo, ci metterà 1 minuto e 50, facciamo cook e automaticamente vi bloccherà tutto e comincerà a bruciare la legna per crearvi il cibo, e lo lasciamo qua. Per fare l'acqua dovrete andare a raccogliere l'acqua, ma andremo a fare anche quella. Andiamo a vedere intanto il... vediamo, abbiamo fatto stone, abbiamo fatta un po'. Andiamo a fare cemento. Ne fa 34, ci vuole 1 minuto e 18. E noi potremmo andare a prendere dell'acqua. Così vediamo come purificare l'acqua. Ok, siamo qua per purificare l'acqua. Mettiamo giù intanto questa roba qua che non mi serve. Prendiamo i bicchieri. Eccolo qua, ci avviciniamo all'acqua e raccogliamo l'acqua. Abbiamo l'acqua, l'abbiamo raccolta. Magari posso raccogliere un po' di sabbia in caso. Vabbè, così per se ce n'è bisogno. Vabbè, torniamoci un attimo di sotto. Prendiamo un po' di patate qua. Patata e patata e patata. Ottimo. Poi vi mostrerò in un video anche come coltivare, perché quella sarà una parte molto importante. Scendi, eccola qua. Ok, torniamo giù e vediamo subito il discorso di come cucinare l'acqua. Per cucinare l'acqua dovrete prendere, selezionare bottle water, vedete, chiede dell'acqua sporca. Noi l'acqua sporca ne abbiamo 4 e facciamo cook. A questo punto ci mette in coda di produzione l'acqua, possiamo fare fino a 4 cose. Dopodiché, se dobbiamo logicamente non possiamo portarci tutta la roba che abbiamo,
possiamo fare uno storage. Lo storage che cosa? È un raccoglitore, una cassa. Facciamo craft, ci vuole solo 10 di legna. Andiamo a posizionarlo qui e ce lo mettiamo qui, eccolo, zaccate. E possiamo mettere tutta la roba dentro, tutto ciò che non usiamo lo possiamo mettere dentro. Ok, beh, non proprio tutto, tutto, magari alcune cose ce le tratteniamo. Cosa facciamo? Possiamo fare anche una cooking grill. La cookie grill ci servirà perché? Per fare le patate. Le patate grigliate sono molto molto utili. Ah, ha fatto anche il cemento, guardate. E ora vedremo anche per il discorso il cemento. Ok, guardate un po' qua. Zacchete e mettiamo qua. E zacchete e mettiamo qua. No, sbagliato. Ok, possiamo sistemare qui anche il grill. Lo mettiamo qui. E a questo punto, vedete, se lo tolgo sparisce qua la scritta, se lo mettiamo esce baked potato. Quindi possiamo fare le potate grigliate. La charred meat, se vediamo un attimo di vedere quanto dà di energia, vediamo 75, cioè non è che da 75, ci ha sollevato fino a 75, non mi ricordo quanto avevo prima, però chiedo scusa, mi sembrava 40, comunque dovrebbe dovrebbe dire anche quanto dà di sollevamento, diciamo. Andiamo a vedere il concrete mix, eccolo qua. Cosa serve? Small stone, sand e cemento. Andiamo a raccogliere, quindi abbiamo la stone qua e andiamo a fare il concrete. Il concrete ci aiuterà a rinforzare ancora di più quello che non abbiamo rinforzato prima. Quindi andiamo, lasciamo pure che faccia. Potremmo tentare di rinforzare qualcosa, però ve lo mostrerò in questo lato e lo facciamo anche dall'alto. Rinforziamo questo e vi mosterò il concreto di cemento armato. Eccolo, questo è il primo livello di cemento armato. Ok, mi spiace perché volevo mostrarlo meglio. Vediamo un attimo che sta facendo. Perché il tintore ce ne vuole 10, se non sbaglio, di concrete. Sì. Quindi aspettiamo che ne faccia 10 e poi andremo a vedere. Ok, 9 e 10. Ecco, questo cemento armato, se voi vedete in questo momento è scuro, cioè è bagnato in realtà, non si è ancora asciugato. Dovete aspettare che si asciughi, perché in questo istante ha 1500 di resistenza. Ok, una volta asciugato avrà 6000 di resistenza, quindi quadruplicherà il suo potere di resistenza. Stessa cosa abbiamo questo punto che è già vediamo un po' 10. Ecco, questo è il primo livello. Non riusciremo a fare il secondo perché non abbiamo concreta a sufficienza, però in poche parole questo è come fare il cemento armato. Per quanto riguarda il cemento armato, in realtà c'è anche il concrete mixer che andremo a vedere. Il concrete mixer cos'è? Una betoniera, poche parole, una betoniera che vi darà la possibilità. Cement mixer, questo è quello che serve. Lo small engine potete trovarlo nelle o in certe casse o nelle auto, come le springhe le trovate nelle auto e il scrap cable lo trovate o in alcune zone o anche in alcune casse. Non sarà semplicissimo trovarlo, però farvi questo oggetto sarà il top, ve lo posso assicurare. A quel punto avete il top e vi insegnerò alcune cosette. Prima logicamente dovrò recuperare tutta sta roba qua e adesso vi mostrerò anche come recuperarla. Allora, in giro per la mappa potrete trovare questo oggetto, la wrench. È una chiave inglese. La chiave inglese vi servirà per letteralmente smontare le auto. Quindi potrete smontare le auto e recuperare alcuni oggetti da esse.
in base a quanto integra sarà l'auto, avrete più possibilità di raccogliere oggetti. Andiamo a vedere intanto cosa ci dà quest'auto, perché abbiamo preso una lampadina, anche un faro, un fanale. Ok, vedete, abbiamo raccolto del carburante, due short iron pump, una luce e dell'iron. Andiamo in cerca di altre auto per vedere se riusciamo a trovare qualcos'altro. Logicamente non dimenticatevi di controllare in giro, perché c'è sempre bisogno di trovare qualcosa di interessante. Per esempio, ora abbiamo una macchina, vediamo cosa c'è dentro. Ulla, che culo! Ho trovato una valanga di roba, ottimo. Però volevo mostrarvi anche come a smontarla. Adesso smonteremo farendo il giro tondo. Un po'. Vedete che smontando ci dà una valanga di roba, che è molto utile, evitando magari la bomba. Un po'. Vacca. Ok, perfetto. Quindi abbiamo trovato parecchia roba, che un colpo solo anche. Abbiamo trovato, vedete, uno small engine e anche scrap cable, e dovremmo andare in giro a cercarne ancora. Quindi, vedete, potete trovarle dentro le macchine o potete trovarle anche in altre parti. E allora torneremo magari anche a casa, così vi mostrerò come fare il cementing mix. Poi, come vi dicevo, qui troverete anche delle fiori gialli, che sono utili per fare il tè, che vi tirerà su parecchia stamina. Ne prendo sia di rossi che di gialli, in modo tale da mostrarvi entrambi i tè. Ok, eccoci tornati a casa. Allora, vediamo intanto quello che ci ha cucinato. Vedete, abbiamo cucinato parecchia roba. Andiamo a togliere, prendiamo questo e vediamo quindi il golden rod tea che si fa con i fiori gialli e la bottiglia di water. Ne facciamo due in questo caso, e il red tea, sempre ne facciamo due, che ci aiuteranno a sollevare, a rincuorare il nostro personaggio. Abbiamo trovato anche parecchia roba per quanto riguarda ecco, vedete che adesso si è solidificato e fa 6.000 di danno, cioè di danno, fa 6.000 di resistenza, quindi 1.500 siamo passati a 6.000, e può essere ancora rinforzato con lo steel. Però lo steel dovete sbloccare lo steel all'interno di un attimo se trovo steel smithing. Dovete portare construction tool al 40. Andiamo a vedere quindi, abbiamo anche cibo. Per questo vi dicevo che il bioma verde è molto utile, perché vi dà anche la possibilità di trovare cibo, il che non è affatto male. Ok, mettiamo giù il nostro bedroll, che ci definirà dove è casa nostra, e andiamo a fabbricare, vediamo un secondo, per fare il mixer, il cement mixer. Vedete, serve 25 forged iron, abbiamo tutto quanto, 5 su 6, 1 su 1, ok. Quindi andiamo a fare del forged iron, ok, nella forgia. Quindi vediamo, forged iron, eccolo qua, è grigio perché non c'è legna. Noi mettiamo dentro la legna qua, zacchete, e ne facciamo 24 per riuscire a fare il numero che ci serve. Sono 2 minuti e 34, logicamente non vi farò aspettare 2 minuti e 34. Ok, abbiamo finito, vedete, abbiamo abbiamo adesso 31 forged iron, e possiamo fare il cement mixer. Quindi crafteremo il cement mixer
e una volta craftato lo posizioneremo e vedremo come funziona nel suo, diciamo, funzionamento. Ricordatevi, adesso vi mostrerò come si fa il mixer, dopodiché vi mostrerò un piccolo trucchetto per aumentare velocemente di livello per Construction Tool, sì. Però ora logicamente non vi farò aspettare 3 minuti e 8 secondi per vedere il mixer, però vi devo spiegare che cos'è il mixer. Voi avete visto che noi possiamo fare il concrete mix da noi stessi. Il cement mix vi permette di craftare il concrete, però potete fare altro, cioè la macchina farà il concrete, voi poi tornerete e troverete il concrete fatto, però non dovrete farlo voi. Quindi questo è il motivo per cui il concrete mixer è molto utile. Ok, vedete, abbiamo 11% di sete e adesso andremo a testare i due tè. Sono 11% di sete, quindi il tè rosso da 11 andiamo a 39, quindi aumenta di 28, e il giallo 67, quindi che voi beviate tè rosso o tè giallo comunque vi tirerà su di 28 come valore, che è un gran valore, ve lo posso assicurare, è veramente un ottimo valore. Aspettiamo che finisca il cement mixer e poi andremo avanti. Mancano 3 secondi per il concrete mixer, vediamo un po'. Eccolo qua, vedete già che il mix crafting è ora livello 6. E andiamo a posizionare il cement mixer. Così, bellissimo. Il cement mixer possiamo fare la sabbia con le small stone, possiamo fare il gravel, possiamo fare sabbia normale, l'asfalto, il concrete mix, quello che ci serviranno, e le big stone, quindi delle grandi pietre che possiamo posizionare in giro o possiamo posizionare magari se dobbiamo coprire qualche buco fatto sotterra. Cosa dobbiamo fare? Allora, partiamo a fare la sabbia. Vedete, 2 minuti per fare 320 di sabbia, ma adesso comincerà un rumore strano, però vabbè, ve lo voglio far sentire. Ok, però la cosa interessante è che se voi prendete e restate su questa schermata, ogni craft vi darà dei punti, cioè voi experete, farete exp solo stando qua. Quindi potete prendere, andare a farvi un giro, non so, andare a guardarvi la TV, e vedete, Miss Crafting salirà ora a livello 7 e vedete che fra poco andrà a livello 8. E questo per tutto quello che farete con il cement mixer. Quindi voi potete fare exp, con le exp fatti i punti potete aggiungere dove volete. E ora vi mostrerò anche la differenza fra avere tanti e pochi punti nel craftare piccole cose. Vediamo un attimo di fare un altro passaggio di livello. Logicamente questo funziona solo e esclusivamente se state sulla schermata del cement mixer, altrimenti non funziona. Vedete, ecco, livello 8, e voi così farete esperienza. Poi logicamente l'esperienza potete, che salirà, vi darà punti che potrete mettere dove volete. Ma volevo mostrarvi un'altra cosa per quanto riguarda il crafting. Allora, prendiamo delle stone, il legno ci abbiamo già, e prendiamo delle fibre, e vi voglio mostrare una piccola differenza nel crafting. Dopodiché vi lascerò per il video, è venuto lunghissimo. Allora, andiamo a raccogliere le fibre. Ok, perfetto. Allora, vediamo subito. Per quanto riguarda le skill, il tool smithing vi permetterà di craftare wrench, quindi chiavi inglesi, stone axe, chiavi inglesi se avete trovato la blueprint logicamente, stone axe, picconi, asce,
eccetera eccetera, di maggior valore. Facciamo subito una piccola prova. Noi useremo tutti i 24 punti sul tool smithing e vedrete la differenza di colore dell'arma dell'oggetto e anche il suo valore di resistenza. Andiamo subito a provare. Andiamo a fare una stone axe, quindi stone axe, eccola qua. Andiamo a craftarla e vedremo il valore che ci verrà dato. 22, eccolo qua. Prova, buttiamola, facciamo il paragone. 22. Adesso andrò a mettere tutti i 24 punti su tool smithing, quindi andremo a 25 perché siamo già a livello 1. Ok, siamo a 25 e adesso proviamo a rifarla. Il suo valore è 343, quindi abbiamo, sono quasi 15 volte più forte. Ok, ed è di colore verde. I colori sono grigio, arancio, giallo, verde, blu e viola. Ok, facciamo una prova sull'albero. Quindi un colpo di questa prende 9, un colpo di questa prende 14. Quindi vedete, c'è già una gran bella differenza. Quindi voi, restando sul concrete mixer, ok, e incrementando i livelli di misc, prenderete vari punti. Tutti questi livelli che fate vi daranno un livello globale che vi darà 5 punti da usare nelle da usare nel diciamo nelle skill dove volete, ok, e potrete aumentare crafting tool fino ad arrivare al livello massimo, il livello viola, di valore 600. Poi logicamente potrete aumentare altri tipi di livelli, altri tipi di abilità. Esempio, faccio un esempio veloce, c'è il miner. Se questo lo portate al massimo e mining tools al massimo, voi un colpo che date sulla roccia, un colpo è una distruzione, cioè voi quando colpirete una volta distruggerete la roccia con un colpo solo. Quindi è una figata, veramente. Io vi ringrazio per aver visto questo video, vi invito a iscrivervi al canale, mettervi mi piace, dirmi quello che ne pensate, dirmi se vi serve, cioè se lo trovate utile, e magari fatemi sapere su cosa vorreste vedere delle guide in futuro, sempre su 7 Days to Die. Più avanti farò sicuramente il giardino, farò anche il discorso delle armi, farò anche il discorso della mini bike che è interessante. Però magari se avete bisogno di qualcosa o vorreste un video in particolare, fatemelo sapere nei commenti. Io vi ringrazio ancora per aver visto questo video e ciao a tutti!